La lotta per le posizioni playoff è sempre più accesa. Per l'Empoli l'appuntamento interno con il Treviso era una gara da non fallire. Missione compiuta per Baldini e i suoi, grazie anche all'infinita serie di errori sotto porta di una squadra, quella di Gotti, che mostra miglioramenti in fase di costruzione del gioco, ma paga caro la scarsa lucidità in area. L'Empoli punta su Musaccia alle spalle della coppia Pozzi-Corvia, mentre a sorpresa Lodi e Vannucchi restano in panchina. E dopo meno di 4 minuti sono i toscani a sbloccare il risultato. Buscesco della da destra, un cross perfetto per la testa di Corvia che supera Cordaz realizzando l'ottavo gol stagionale. Il Treviso subisce il colpo e sfiora il tracollo qualche minuto dopo, ma Cordaz smanaccia la deviazione in scivolata di Pozzi su cross di Tosto. Al 14esimo ancora lo scatenato Corvia scalda le mani dell'estremo difensore avversario che risponde presente. Un minuto più tardi è lo stesso Tosto a saltare meglio di tutti su calcio d'angolo da destra, ma la mira non è quella necessaria a trovare il raddoppio. Gli ospiti si fanno vedere dalle parti di Bassi per la prima volta al 20esimo, ma Quadrini inizia la sua giornata costellata di errori, mandando fuori il destro diagonale sul suggerimento di Piovaccari. Ben più importante la chance che si divora il 28enne romano al 25esimo. Missiroli va a vuoto su cross da sinistra, Quadrini supera Bassi, ma spreca sparando addosso a Vargas. Evitato il pari, l'Empoli torna ad affacciarsi nella metà campo avversaria al 40esimo. Cordaz si oppone alla conclusione di Moro, che si trova addosso il pallone, ma sul secondo tentativo si fa respingere il tiro da Zaninelli. La chance più limpida di incrementare il bottino e chiudere il conto, l'Empoli se la crea un minuto dall'intervallo. Pozzi vola a rubare palla a Zaninelli, si presenta tu per tu con Cordaz ma mette clamorosamente fuori. In avvio di ripresa il Treviso inserisce Foti al posto dello spento Pedrelli ed è proprio il ventenne di scuola Sampdoria che al decimo della ripresa impegna Bassi, bravo a bloccare a terra la sua conclusione. Baldini cambia due terzi del suo fronte offensivo, fuori Corvia e Musacci, dentro Lodi e Saudati. Quest'ultimo prova a rendersi pericoloso al 31esimo della ripresa, ma il suo colpo a effetto non è abbastanza preciso. L'ultima grande chance di agguantare il pareggio, il Treviso ce l'ha al 79esimo. Bassi smanaccia il tiro cross da sinistra, Quadrini è pronto sulla respinta ma manca completamente il pallone. Un errore che si aggiunge ai numerosi del primo tempo e che il Treviso paga caro, perché Flachi, subentrato a Pozzi al 27esimo della ripresa, si fa pescare in aria dal traversone basso di Boucher e rimette il suo nome sul tabellino dei marcatori per la prima volta dal 10 dicembre 2006, ovvero prima che iniziasse la sua lunga squalifica per cocaina. È il colpo che vale il KO, anche se il Treviso a minuto dalla fine riduce il margine. L'arbitro Valeri decreta il rigore per fallo di mani di Vargas. Quadrini, dopo aver fallito più di un rigore in movimento nel corso della partita, non fallisce dal dischetto, proprio come una giornata fa con la Salernitana. Ma quel gol su rigore valse un punto? Questo arriva troppo tardi per permettere al Treviso di riaprire il confronto. I veneti subiscono la terza sconfitta.